Shamai a tutti ragazzi, qui è JB Scorpion. Quest'oggi invece partiamo col TG delle tecnologie. Dirò tutto molto veloce così da fare un breve video. Cominciamo la prima notizia. Ecco è tutto, alla prossima JB Scorpion. Scherzando. Allora, partiamo subito con la notizia, al posto di fare le solite cazzate. Partiamo con la notizia, diciamo, di uno sconto su Marco Polo, la nota catena italiana. Praticamente viene dato l'LG Optimus G, che noi comunque conosciamo, è un LG di fascia comunque alta, un ottimo terminale, a 499 euro scontato. L'LG conferma anche il rilascio di Android 4.1.2 allora metta Jelly Bee per Optimus 4D e per LG Optimus L7. Quindi per questi, per i proprietari di questi smartphone, finalmente è una buona notizia, perché LG solitamente tarda o non rilascia comunque nuovi aggiornamenti per i suoi terminali. Diciamo che è un po' il punto d'Achille per quanto riguarda il tallone d'Achille per quanto riguarda LG. Comunque in ogni caso è molto veloce nonostante lo scherzo iniziale. Allora, poi diciamo una notizia di cui non so molto, nel senso di videocamere, però la leggo comunque, che è la Phantom Flex 4K è la prima videocamera che riprende in 4K a 1000 fps, cioè a 1000 frame per secondo. E il prezzo di partenza è veramente, visto che comunque è una videocamera per professionisti e per comunque grandi produzioni, diciamo che sui 110.000 dollari di partenza. Diciamo accessibile un po' a tutti. Dopodiché troviamo un'altra notizia riguardo, diciamo, uno sconto. Questo è un evento TG per il 9 aprile 2013, forse devo dirlo all'inizio. Comunque Asus regala Assassin's Creed 3 con i prodotti Audio Rock, cioè con le proprie cuffie, eccetera eccetera, di questa produzione Asus. Dopodiché partiamo comunque con una notizia che riguarda i cellulari Samsung, quindi dicendo che diciamo l'annunciato Galaxy Mega probabilmente arriverà anche in versione da 6,3 pollici, cioè uno smartphone da 6,3 pollici, praticamente un tablet. Arriverà in questo, naturalmente, quindi vi elenco comunque le caratteristiche di questo smartphone, che comunque era previsto all'inizio solo in versione da 5,8 pollici, e comunque sono molti, e comunque si parla comunque di un display da 5,8-6,3 a questo punto, PLS QHD, con un processore dual core da 1,7 GHz, RAM di 1,5 GB e fotocamera posteriore da 8 megapixel. E naturalmente tutte le connessioni del caso, e tutte quelle comunque recenti, come l'LTE, il Wi-Fi, vabbè, il 3G, l'NFC, Bluetooth, eccetera eccetera. Naturalmente il tutto con Android e comunque la classica interfaccia Samsung, la TouchWiz. Dimenticavo una batteria a 3200 mAh, visto comunque lo schermo enorme di questo smartphone. Qui è tutto, Shamai a tutti da JB Scorpion, a domani.